Benvenuti! Oggi ho avuto modo di provare questo supporto per cellulari, però prima di vedere come si è comportato su strada, vediamo un po' più da vicino come è costruito. Allora, nella parte superiore c'è questa pinza comandata da una molla, nella parte inferiore questi fermi fissi e questi che il produttore chiama denti, se ricordo bene, che sono regolabili tramite una vite e il dado dietro su diverse posizioni in modo che non vadano a interferire con i pulsanti del dispositivo premendolo in maniera involontaria. Proviamo a metterlo dentro il telefono, io li ho già regolati sul mio. Ma con la sinistra non è poi così facile. Ok, di qua non ci sono tasti, di qui non ce ne sono, la barra qua sotto è accessibile e qua da parte è proprio, l'ho tenuto un pochettino più largo per evitare che venga premuto, ma possiamo vedere che comunque è stabile. Prima di vedere nel dettaglio cosa c'è dietro questo supporto, vediamo una prova su strada. Ruotando il supporto possiamo vedere la sfera di gomma, cioè esternamente di gomma, internamente di metallo, col quale si collegano gli accessori come i bracci, questo è il medio, e le basi, questo è un morsetto da manubrio tipiche di questo produttore. Io ho preferito un altro sistema che adesso vi faccio vedere, la sfera con un buco passante, sfruttando una vite della piastra del manubrio. Ovviamente si può usare anche in orizzontale, a prescindere dal braccio lungo, dal braccio corto, è componibile, proprio questa è la cosa che mi piace di più. Qui dal garage è tutto. A voi la linea e buona moto a tutti!